Nella giornata di ieri abbiamo incontrato il presidente Chiamparino e una delegazione dell'ANCI rispetto a quelle richieste che c'erano state formulate e che abbiamo esaminato col ministro Tremonti e col presidente La Loggia. Abbiamo concordato con loro una serie di risposte positive ai loro quesiti e ritengo che si sia ricomposta la posizione del governo rispetto all'ANCI e vi sia una sostanziale condivisione delle richieste che ci sono state formulate. Rispetto alla richiesta ulteriore da parte delle opposizioni di tempi per l'esame del provvedimento, il governo non può determinare o dare proroghe dei termini, ma può impegnarsi anche a scadenza del termine previsto nella giornata del 28 di gennaio ad attendere un'ulteriore settimana prima dell'emanazione del provvedimento e quindi sostanzialmente la Commissione avrà una settimana in più rispetto a quel mercoledì 26 che era già stato fissato. Intendiamo concedere questa ulteriore settimana proprio per la volontà di un approfondimento totale di un provvedimento che però voglio ricordare è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il 4 di agosto del 2010, quindi è stato sufficientemente approfondito sia in sede di conferenza unificata sia in sede di bicamerale commissioni competenti. Però la volontà del governo di voler spaccare anche il capello se necessario su questo decreto c'è, chiederemo in ufficio di presidenza della commissione bicamerale che questa ulteriore settimana debba corrispondere però a una definizione di un orario che dovrà essere fissato nella giornata del mercoledì successivo a quello previsto del 26 della prima scadenza, in modo che vi sia la certezza dei tempi e il mantenimento comunque di quelli che erano i tempi rispetto alla presentazione degli emendamenti, proprio perché questa settimana deve essere sfruttata per approfondire tutte le proposte che vengono sul tavolo e non in termini di un differimento del termine che diversamente non avrebbe alcun senso.